relatore, senatore Briziarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Scusa Presidente, il bello della diretta. Scusi? Chiedo scusa, nello spostamento non ho preso la relazione. Prego. Ecco colleghi, per aggiornamento potrebbe anche darsi che noi riusciamo a concludere anche questa commissione prima della seduta pomeridiana. Se dovessimo riuscirci ovviamente resterebbe più spazio per lo svolgimento delle commissioni non dovendoci più riconvocare come aula. Se invece si renderà incompatibile sospenderemo la seduta, però saremo costretti a ritornare in aula. Prego, signor Briziarelli. Grazie Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi. Prima di procedere all'illustrazione del procedimento ritengo fondamentale svolgere due considerazioni generali, la prima di metodo, la seconda di merito. Come già per il precedente provvedimento relativo alla commissione d'inchiesta sull'antimafia, l'iter seguito dal provvedimento è quello previsto dal nuovo regolamento. Questo ha da un lato reso celeri i tempi di trattazione e ci ha portato qui oggi in aula, ma dall'altro lato per contro non permette una discussione generale e quindi la relazione del relatore terrà conto anche degli spunti emersi in commissione. Nel merito, la Commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita per la prima volta nella XIII legislatura, quindi come per la precedente non è una novità la sua ricostituzione. Ovviamente questo permette una duplice chiave di lettura. Se da un lato segnala un'attenzione continua e costante a un tema fondamentale, quello dell'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esso correlati, dimostra anche che questa è una ferita ancora aperta per il nostro Paese. Se dopo 5 legislature siamo ancora qui a istituire una commissione d'inchiesta, significa che il problema è ben lungi dall'essere risolto. Tuttavia, qualcosa è stato fatto sia sul piano della consapevolezza e lo dimostra l'elenco dei compiti attribuiti alla Commissione che nel corso delle legislature è via via stato ampliato ed approfondito e dall'altro anche i risultati che le commissioni bicamerali d'inchiesta delle precedenti legislature hanno conseguito sia in termini di contributi positivi. Del resto la stessa approvazione della legge 68/2015 è stata frutto in parte del lavoro svolto e dei suggerimenti dati dalla Commissione bicamerale d'inchiesta, sia sul piano dei contributi resi, penso all'analisi svolta dalla precedente Commissione bicamerale d'inchiesta ad un anno dall'introduzione della legge 68/2015 e penso ai contributi della relazione finale della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura che ha fornito spunti utili che sono stati raccolti dall'atto 627 e troviamo oggi nell'atto proposto dalla Commissione. A questo proposito tengo a precisare, prima di passare a una illustrazione rapida ma puntuale degli articoli del disegno di legge, che il disegno di legge che oggi andiamo ad approvare ripropone nella quasi totalità il testo istitutivo della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura. Giova allora soffermarsi su alcune delle innovazioni introdotte anche in funzione della relazione conclusiva che è stata redatta. In particolare,
la proposta di legge 627 rispetto alla proposta della precedente legislatura inserisce fra i compiti attribuiti alla Commissione la verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e della corretta attuazione della normativa in materia ambientale, la verifica dell'applicazione della legge 68/2015 in materia dei cosiddetti ecoreati, la verifica della sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento di materiale contenenti amianto e l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi. A questo proposito, riguardo al drammatico caso degli incendi e dei roghi di rifiuti, vorrei richiamare che l'attenzione è anche quella del Governo. È di questi giorni la circolare emanata dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Ambiente affinché i siti di stoccaggio dei rifiuti siano considerati siti sensibili ed inseriti nel piano di coordinamento e di controllo del territorio coordinati dai prefetti e gestiti dalle forze dell'ordine. Sempre nell'ambito dei compiti attribuiti alla Commissione bicamerale d'inchiesta aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nella precedente legislatura, i fenomeni illeciti riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di discarica. Infine, si segnala il previsto svolgimento a fini conoscitivi di sopralluoghi e visite presso impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, con esperienze di sviluppo e applicazione dei principi dell'economia circolare al fine di prevenire gli illeciti ambientali. Credo che questa sia l'innovazione più consistente rispetto alle funzioni attribuite precedentemente. Il quadro tracciato dimostra che situazione è in evoluzione, occorre non disperdere il lavoro precedentemente eseguito e per questo occorre che il punto d'arrivo di ognuna delle bicamerali diventi il punto di partenza della precedente e della successiva. La nostra Commissione in particolare ha teso a contemperare la volontà di assicurare l'approvazione definitiva in seconda lettura, quindi rinunciando ad emendamenti migliorativi del testo, ma anche volendo non limitarsi a una semplice ratifica. Quindi nel dare mandato al relatore di riferire in aula, la Commissione ha anche stabilito che il relatore potesse inserire nella relazione gli spunti che sono giunti dai vari colleghi, in particolare dal senatore Arrigoni, in merito alla necessità di procedere a una relazione dettagliata alla fine dei lavori della Commissione, dalla senatrice Nunes sulla necessità di mettere in evidenza le problematiche normative e legislative attualmente in essere, dal senatore Ferrazzi che ha, richiamando la relazione della precedente legislatura, chiesto di fare particolare attenzione alla verifica della governance e alla verifica della questione dei rifiuti in mare. In conclusione, è emersa la volontà unanime in Commissione di considerare la Commissione un soggetto attivo e propositivo che non si limitasse a individuare responsabilità per il passato, ma contribuisse a individuare soluzioni per il futuro che riportino la legalità al centro di questo importante settore. Venendo all'analisi puntuale degli articoli, l'articolo 1,1 del testo di legge richiama come compiti attribuiti quelli previsti dalla legge 1/2014 istitutiva della Commissione bicamerale nella precedente legislatura. In particolare, si prevede che la Commissione abbia il compito di svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e le altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni.
individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti anche pericolosi in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e svolgere indagini in collaborazione con le autorità di inchiesta degli stati destinatari dei rifiuti per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale. Verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e all'attività di bonifica. Verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato in riguardo alla gestione di impianti di depurazione delle acque e di gestione dello smaltimento dei fanghi. Il comma 2 dell'articolo 1 riproduce il testo del corrispondente articolo della legge 1/2014 fatto che la Commissione riferirà con cadenza annuale ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione in 15 senatori e 15 deputati. Relativamente alle testimonianze vengono adottati gli articoli dal 366 al 372 del Codice Penale. E l'articolo 4,1 prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi ai procedimenti in corso previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'articolo 5 prevede gli obblighi al segreto e alla pubblicazione degli atti. Da ultimo, l'articolo 6 del disegno di legge fissa la possibilità di avere in collaborazione magistrati collocati in posizione fuori luogo e agenti ufficiali di polizia giudiziaria e stabilisce più in generale l'organizzazione interna della Commissione e la dotazione finanziaria della stessa. Grazie. Grazie senatore Bizzarelli. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire.